Salve a tutti cari amici dal vostro Super Corris, ottima live ieri sera su Twitch, vi ringrazio che sono dei nuovi abbonati su Twitch, vi ringrazio che su YouTube state crescendo a dismisura, ogni giorno ci sono nuovi iscritti e questo mi rende strafelice. E mi raccomando, se mi continuate a seguire avrete sempre video migliori e proporrò sempre argomenti che vi piacciono. Ho fatto un sondaggio, ho chiesto quale vettura storica volete vedere, ragazzi. Eccole qui tutte le vetture storiche, guardatevele. Adesso vi faccio vedere quella che ha vinto questa gara. Eccola qui, ragazzi. F2007. Vettura campione del mondo nel 2007 con Kimi Räikkönen e Massa al volante. Campione del mondo costruttore e piloti con Räikkönen. In una delle stagioni più combattute della storia. Macchina stupenda che io la metto tra le 2-3 F1 più belle di sempre. Per una livrea bellissima, un rosso un po' più opaco, veramente una vettura mostruosa. Vediamo qua come rispetto alle vetture di oggi, molto corta, molto stretta, gambe, sì, gambe, gomme scanalate, ragazzi. Particolare, l'alettone posteriore è molto basso, guardate laterale quanto è bassa la vettura. È molto all'indietro, queste erano più o meno le regole, una aerodinamica disperata, guardate quante ali alette e guardate l'alettone anteriore. Molto stretto rispetto a oggi e molto alto. Quindi vettura veramente estrema nella concezione. Motore V8 aspirato 2004, tanti cavalli e veramente un sound incredibile. Partiamo amici, divertiamoci e vediamo la prova di questa fantastica F2007. Eccoci qua amici, partiamo. Siamo su questa fantastica Ferrari F2007, la vettura con cui Kimi Räikkönen vinse il mondiale nel 2007, appunto. Mondiale piloti meritato, nel costruttori la Ferrari ce l'aveva un po' presa dalla McLaren con Alonso Hamilton, però c'era anche la Spy Story per chi ricorda, ovvero la McLaren aveva copiato dei progetti della Ferrari e era riuscita in poco tempo a tornare competitiva. Vettura che abbiamo scelto di guidare qua a Silverstone perché è la pista dove Kimi ottenne una grande vittoria durante la stagione e si rilanciò nella lotta per il mondiale, quindi abbiamo scelto proprio questa pista, sarebbe stato più indicato scegliere il Brasile dove ha vinto il mondiale, ma già ci abbiamo provato la Ferrari del 90, quindi meglio così, dai. Partiamo, ragazzi. Negli algoritmi di questo gioco è una vettura poco competitiva a livello di mondiale storico, vi parlo io, eh. Infatti mi è data al sesto, settimo posto. Molto peggio di questa BMW che stiamo vedendo ora. E come vedete sono vetture che proveremo nel prossimo futuro. Williams BMW 2003, ci sta la Renault dietro di noi. Eccola lì del 2006 di Alonso, 7 marce, io che provo a mettere l'ottava. Vediamo infatti che siamo attaccati in rettilineo dalle ben più potenti Williams 2003. C'è anche la Ferrari 2004 che chi ha seguito il mondiale storico l'anno scorso, nel 2019, visto che la F2004 è una vettura devastante. Noi ci proviamo a difendere in curva perché questa F2007 è veramente una grande auto. Ricordiamo nel 2007. 6 vittorie per Raikkonen, 2 per Massa o 3, non mi ricordo. Comunque, a livello numerico, una grande stagione. Mi butto dentro la Ferrari 2004. Ma alla fin fine quel mondiale se lo perse Hamilton che arrivò all'ultima gara, cioè era a 3 gare dalla fine, aveva 17 punti di vantaggio, quindi praticamente una formalità. Per chi conosce il vecchio metodo di punteggi, riuscì a uscire in Cina nella corsia dei pit stop, ragazzi, a piantarsi con la vettura in mezzo alla ghiaia. E poi riuscì anche nell'altra impresa fantastica, nell'ultima gara, di arrivare settimo, quindi fu un segno del destino, Räikkönen. Prendiamo la F2004 di Visser.
L'ultima gara Massa, che poteva tranquillamente vincere quella gara, si fece da parte e fece vincere Kimi Räikkönen, grande doppietta con Alonso terzo. E il pilota finlandese vinse uno dei mondiali più tirati della storia con un punto di vantaggio su Alonso e Hamilton, quindi veramente un mondiale clamoroso, bellissimo quello del 2007. C'è stato un doppio incidente qua. No, minchia. Devi cedere quella posizione, hai eseguito un sorpasso irregolare. Andate a fare in culo, mi avete fatto perdere due posizioni, vedete, anche la Renault 2006 cammina da pazzi. Noi abbiamo una Ferrari 2007 con una vettura... gliel'ho dovuta dare la bottarella. Stravincente pure. E da qui derivò la F2008, che rischiò di vincere il mondiale con Massa. Vinse a Bani Bassi il mondiale costruttori. Massa lì fu anche sfortunato in alcune gare, come a Singapore, che partì con il tubo della benzina attaccato. Si ritirò in Ungheria quando stava vincendo, pochissimi giri dalla fine. E io reputo questa F2007, la F2008 e la F641 del 90 le tre Ferrari più belle della storia, ragazzi. Quella del 90 non è solo la livrea, mi piace proprio la forma della vettura. Quindi se non avete visto il video di io che provo la Ferrari del 90, andatevelo a recuperare. Intanto proviamo qua all'esterno. Mamma mia, il sorpasso, ragazzi. Ora prendiamo la scia perché il rettilineo siamo inferiori. Questa è 2007, la 2008 e purtroppo non c'è. Sono vetture belle di livrea proprio. Un colore particolare, pochi sponsor. Mamma mia che botta. Ah cazzo, ma questa è la... Cacchio, ragazzi, pensavo fosse la... Questa è la F2000 addirittura, neanche la 2004. Cazzo, anche Waldmüller, che ha la Williams 2003, che è velocissimo il rettilineo, ragazzi, guardate che roba. E vai. Non fa niente, ho preso la Renault. Allora ragazzi, tanto per fare un po' di storia su questa vettura. In quell'epoca c'erano i motori aspirati, 2004, V8. Sentite come cantano questi motori, molto molto bene. Qua ce li inchiappettiamo. Ottimo. Lo fai sembrare facile. Lo so, ma non è facile, perché qua il rettilineo adesso ce ne dobbiamo andare. Guardate quanto camminano questi più di noi, ragazzi, che battaglia pazzesca. Proprio la nostra F2007 piantonata il rettilineo, eh. Nonostante siamo in miscela grassa, quindi abbiamo il motore al massimo. Guardate qua che fa la Williams 2003. Avete visto? Guardate quanto cammina. La F2004 in questo gioco sono vetture che hanno un passo decisamente diverso. Non si sa il perché di tutto ciò. Però tant'è, ragazzi, che... Guardate quanto ci riprende la Williams in rettilineo. Guardate quanto arriva velocemente. Ora grazie a Dio abbiamo preso un bel distacco. Altra particolarità, ragazzi, di queste vetture: a parte il rumore fantastico del motore aspirato, che è ineguagliabile, i turbo non ci arriveranno mai, queste vetture erano particolarmente non troppo larghe. Guardate le gomme scanalate, che ho sempre trovato un controsenso, perché siamo in Formula 1, bisogna avere le gomme slick, non le scalanate. Però in quel tempo si pensava che mettendo le gomme scanalate le vetture andassero più piano. Infatti le vetture più veloci erano quelle del 2004, dove avevano gomme strascanalate. Guardate l'ala anteriore, ragazzi, poi la vedremo. Molto stretta rispetto alle vetture di oggi, molto alta. E queste erano tutte regole che di anno in anno si inserivano per cercare di limitare il dominio Ferrari di quegli anni. Che la Ferrari, ricordiamo, dal 2000 al 2004 vinse tutto.
Nel 2005 fece un anno di merda a causa delle regole e poi tornò comunque a vincere, anche se non vinse il mondiale 2006, lottò da pazzi con Alonso. Poteva stravincerlo perché Schumi si ritirò a Suzuka quando era primo. Nel 2007 abbiamo vinto, nel 2008 abbiamo vinto, quindi sono state sempre regole per darla in culo alla Ferrari, come non succede con la Mercedes ora. Anzi, hanno rimandato le regole gli altri 2 anni, quindi avremo dominio Mercedes all'infinito, ragazzi. Però rimanevano vetture molto guidabili, molto molto guidabili, molto divertenti e semplici da guidare rispetto alle vetture di oggi, che sono molto più scorbutiche. Vediamo la progressività del motore, ragazzi, quindi veramente chi non l'ha guidata mai una vettura storica se la vada a guidare, perché entrerete in un mondo alternativo molto bello e veramente riuscirete a divertirvi come non mai. Pilota del giorno, meno male, ci hanno dato anche questo riconoscimento molto buono. Quindi ragazzi, che dire, veramente tanta carne a fuoco con queste macchine che veramente mi piacciono e sono macchine eccellenti. Vediamo che davanti a noi ci sono un manipolo di vetture molto più moderne, la Ferrari 2004, che come vi ho detto è qualcosa di particolare, super potente in questo gioco. Quindi ragazzi, che dire, dai, sono fatti quest'altra prova, io farò dei sondaggi mano a mano che andiamo avanti, perché le voglio provare tutte le vetture storiche, quindi vi farò scegliere a voi. Oggi ha vinto la F2007, successivamente proveremo tutte le vetture che vedete qua o anche nel menu. Quindi cari ragazzi, pomeriggio arriva la gara di Monte Carlo con il team Alfa Tauri e sarà sicuramente bellissima come quella del MIT. Vediamoci pure un po' gli highlights di questa gara, dai, che alla fin fine siamo divertiti, meritano. Vediamo prima fila tutta Red Bull 2010, altra vettura, campione del mondo. Guardate quanto è bella la nostra Ferrari, che colore bello. Molto corte, molto rastremate come vetture, queste di quell'epoca. Guarda quanto è bella. Pensate, con i loghi Marlboro, anche con i codici a barre Marlboro, che poteva essere questa vettura. Auto eccezionale, molto vincente, ha vinto tutto. Guardate l'ala anteriore com'è alta rispetto a quella magari della Ferrari. Guarda, bellissimo. Cioè proprio ragazzi, una vettura eccezionale. Proprio io ho anche modellini per me, stravedo per quest'auto. La metto tra le 2-3 Formula 1 più belle di tutti i tempi. E il fatto che ha vinto, devo dire che non guasta. Dispiace, ha un alettone anteriore molto alto che vedete anche esteticamente rovina un po' l'impatto generale della vettura. Guardate quanto è bella, cioè proprio rimango a bocca aperta, su. Grandissima auto, ragazzi, che ci ha fatto divertire. Quindi vi saluto, vi do appuntamento a pomeriggio con la gara di F1 a Monte Carlo.